Allora, eccoci tornati in studio. Allora, professor Merigliano, parliamo un po' di quelle che sono anche, le sfide della medicina del futuro. La società, la nostra società sta cambiando. Ecco, l'ospedale dovrà avere, come dire, un indirizzo specifico anche per questa cosa qua, diciamo. Pensiamo alla popolazione che invecchia, quindi diciamo un aumento di quelle che sono le patologie legate all'invecchiamento della popolazione. Ma noi questa sera stiamo parlando del nuovo ospedale, perché attira anche da un punto di vista mediatico. Ma non dobbiamo dimenticarci che invece il progetto è molto più complesso e molto più interessante. Cioè è una rivisitazione della sanità padovana su due poli, che permettono di soddisfare al meglio la richiesta di sanità, con un polo lasciato in centro, facilmente raggiungibile dal mezzi pubblici, dovrebbe passare vicino il tram, è molto bene collegato, è vicino al centro storico e che sarà, lo si chiama l'ospedale dei Padovani, ma in realtà è l'ospedale di continuità, è l'ospedale che appunto darà le risposte alla sanità e alla salute di tutti i giorni, con un polo ma strettamente collegato, governato dalla stessa governance e quindi coordinato, dove portare tutte quelle tecnologie che oggi hanno anche bisogno di spazi. Le sale operatorie progettate secondo norma sono dai 35 ai 40 metri quadrati, ma per le nuove tecnologie, pensiamo alle sale operatorie ibride, pensiamo a quello che oggi facciamo in una chirurgia robotica piuttosto che una chirurgia con laparoscopia, endoscopia in contemporanea, eccetera, hanno bisogno di sale operatorie di 50-60 metri quadrati per dare lo spazio alle pompe, alle macchine, eccetera. E questo quindi è un sistema di rivisitazione. Se poi lo vedremo anche su scala urbanistica, ed ecco perché è importante il contributo della città, degli enti, della regione, e si va a delineare la sanità del futuro, perché tra il polo di via Giustinianeo e il polo di San Lazzaro, in mezzo c'è via Venezia con la zona di formazione della ricerca biomedica, perché non dimentichiamoci che lì c'è il fiore di Botta, dove ci sono i laboratori e le aule didattiche dei primi anni di medicina, c'è il Vallisneri, eccetera. Quindi se uno lo guarda in maniera prospettica, in maniera urbanistica, in maniera di ridisegno della città, e ne avete accennato prima. E la seconda cosa è la riorganizzazione del modello organizzativo del personale. E qui, con il nuovo atto aziendale, abbiamo già incominciato a pensare a come sarà, sia pure in termini organizzativi, anche se non abbiamo i muri, perché il fatto di aver disegnato i dipartimenti funzionali, divisi per competenze, il fatto di aver rivisto la trasversalità di molte competenze, il fatto di aver inserito dentro certi dipartimenti funzionali le aree biomediche, le aree della ricerca, la medicina traslazionale. Non dimentichiamoci che in questi momenti, in queste settimane, c'è il periodo delle malattie rare, c'è la settimana delle malattie rare, e quindi c'è un futuro che è una nuova organizzazione, anche ripensando ad un ospedale, come dicevamo prima, dove il malato viene gestito da 100 competenti in base alle sue necessità, ma non è strettamente vincolato a due muri o a un locale. La vecchia chirurgia con scritto fuori e dentro tutti i chirurghi, oggi è un letto dell'ospedale dove, a seconda delle necessità, il competente va ad essere seguito. Il sogno per noi, per esempio, chirurghi dell'apparato gastrointestinale, io mi occupo di chirurgia dell'esofago, di chirurgia dello stomaco, sarebbe di avere un reparto dove c'è la gastroenterologia che prepara il paziente, il chirurgo che la opera, magari una riabilitazione funzionale per quando viene operato, e quindi la trasversalità delle competenze. Oggi lo stiamo cercando di mettere in atto su una struttura forse ancora un po' vecchia, ma ci stiamo allenando perché così capiamo meglio come progettare i muri del futuro. Certo. Quindi un'architettura
ospedaliera che poi diventa un punto anche di eccellenza, anche per capire, perché naturalmente la struttura si sa grosso modo quella che è, però guardando in avanti si ha la possibilità di fare delle cose che anche altri possono copiare, quindi è un'esperienza che va oltre a quello che è la mera struttura architettonica, invece diventa una struttura scientifica, funzionale a un certo tipo di scienza. Difatti nel nuovo ospedale, oltre che nel vecchio, lo facciamo da tanti anni, ma nel nuovo ospedale sono pensate aree di formazione, di addestramento, simulatori, sistemi 3D, per quella che sarà, come diceva lei, la formazione del futuro. Perché fare buona assistenza senza ricerca è difficile, la ricerca permette la buona assistenza, ma se poi ciò che abbiamo sperimentato e scoperto e ciò che curiamo bene non lo trasliamo, non lo formiamo negli altri colleghi, non lo disseminiamo, è un esercizio sterile alla fine. Certo, certo. Ma professor Cillo, invece, il professor Merigliano ha parlato di sale operatorie, ecco, cioè qual è il futuro della chirurgia, ad esempio, e del fegato, chiamiamola così, no? Cioè che cosa si potrà fare? Però posso dire una cosa, Tullio, che a cui tengo particolarmente, perché questo progetto del Polo della Salute di Padova è un progetto straordinario, soprattutto per una cosa che secondo me è eccezionale in Italia, non so se il professor Megliano è d'accordo su questo, il fatto che, come avviene nelle grandi università internazionali, i professionisti sono stati chiamati attraverso questo gruppo di lavoro innescato dal magnifico rettore dell'università, perché l'università nella relazione col comune, con la provincia, con la regione aveva questo ruolo, certo, di produrre la vision. I professionisti sono stati chiamati a fare il progetto, a suggerire, non a fare progetto, ma a fare delle considerazioni, certo, che potessero ispirare i progettisti. E noi abbiamo fatto parte di questo gruppo. Abbiamo fatto esattamente questo esercizio, metterci nei panni di noi stessi fra 20 anni e di pensare come sarà la sanità di fra 20 anni. Esercizio fantastico. Noi diciamo, la nostra mission è di fare innovazione, no? Certo. Siamo qui all'Università di Padova per inventare cose nuove, metterle in operatività e creare innovazione. Ma avere la possibilità di traslare questo pensiero, metterlo in un gruppo tra l'altro di lavoro straordinario, perché l'università ha fornito i giuristi, gli ingegneri, gli strutturalisti, gli economisti, oltre ai medici, clinici, chirurghi, cioè è stato un mese di lavoro matto e disperatissimo per certi aspetti, però entusiasmante, e ha permesso di anticipare e dare ai progettisti un'idea del futuro della sanità data dai professionisti che fanno di mestiere l'innovazione e la discovery. E cosa c'è nel futuro? Ci sono le sale ibride, cioè le sale in cui si utilizzeranno grandi strutture diagnostiche per essere più precisi, perché la medicina del futuro è la medicina di precisione. Si andrà sempre più nel dettaglio, si punteranno le masse, per esempio tumorali del fegato, con un dettaglio, una precisione veramente chirurgica, se possiamo dire così. Si farà la radioterapia intraoperatoria, si faranno ricostruzioni tridimensionali, cominciamo a usare delle ricostruzioni olografiche, come nelle guerre stellari, tanto per dirsi, degli organi, in questo caso noi lo facciamo per il fegato, in sala operatoria abbiamo questi organi che girano e noi possiamo orientarci mentre operiamo. Insomma, tutto quello che voi vedete nelle evoluzioni tecnologiche, la medicina l'ha già acquisito, ce l'ha già sul campo, si trattava di strutturarlo in maniera intelligente e funzionale. Quando il professor Megliano diceva queste strutture modulari, no? Avete visto anche un piccolo disegno in cui si pensavano 5 grandi padiglioni, ogni piano sarà una struttura modulare, non sarà più chirurgia, medicina, gastroenterologia, ci sarà il paziente in quel piano al quale afferiranno tutti i professionisti, e sullo stesso piano ci saranno i simulatori per l'educazione dei giovanissimi, ci sarà il dry lab, cioè i laboratori dove si impara a fare simulazione sui casi clinici, e ci sarà la medicina computazionale nello stesso piano. Cos'è la medicina computazionale?
tutti quei super computer e quei super specialisti dei grandi numeri, dell'analisi dei grandi numeri, che permetteranno di fare scienza meglio al letto del paziente, sullo stesso piano. Questo è rivoluzionario. E aver potuto contribuire, pensarlo, da fruitori a professionisti, è stata un'esperienza straordinaria. Per esempio la radiografia tridimensionale è molto utile per la chirurgia, no? Ma pensi che adesso nasce, è già nata, ma noi utilizziamo sempre più questa scienza nuova che si chiama radiomica. Cioè nei dettagli che recupera, e sono codici binari, la TAC, quando facciamo la TAC, la risonanza, ci sono dei dettagli che hanno delle inferenze prognostiche che vengono tirate fuori da sistemi di intelligenza artificiale, di machine learning, cioè di macchine che imparano a rispondere e che predicono come andrà quel caso particolare. Quel paziente, ecco la medicina personalizzata, quel individuo particolare, cioè faremo sempre di più tutti i dati in questo computer con software e questo già proietterà in futuro cosa succederà. Aiuterà il clinico, c'è sempre l'uomo dietro, aiuterà il clinico a prendere decisioni. In ultima chiosa, se posso essere molto veloce, nella modularità, diceva il professor Merigliano, ci siamo divertiti a dire lasciamo un padiglione vuoto. Bravo. Perché non sappiamo cosa potrà cambiare e che area della medicina verrà. E ci sarà un padiglione vuoto, io mi auguro, se il progetto andrà nella direzione che certo. Tutti noi speriamo, e credo che questo sia veramente il massimo dell'innovazione. Ma credo, se posso concludere, ma aggiungere l'ultima chiosa. Questa idea del gruppo di lavoro multidisciplinare dei sanitari non è stata subita dall'azienda o dalla sanità regionale, è stata voluta e condivisa. Per cui il progetto presentato è veramente il frutto integrato della visione di tutte queste richieste, combinate con le competenze ovviamente della medicina pubblica, quindi della direzione sanitaria, degli ingegneri tipici della medicina e della progettazione, perché poi ci sono anche delle leggi da rispettare quando si progetta un ospedale. Ma è stato veramente un lavoro a quattro mani, condiviso ma volutamente condiviso, sentitamente condiviso. Tanto è vero che è stata un'altra di quelle grandi esperienze che, come presidente della scuola di medicina in questi ultimi anni, è veramente un cambio epocale, perché è stato un progetto, e il progetto adesso mi diceva il dottor Flor, che per i finanziamenti l'ha presentato alla BEI, alla Cassa dei Depositi, tutti sono rimasti esterrefatti, perché è un progetto di un altro livello, cioè non è l'ennesimo progetto dell'ospedale più o meno moderno, eccetera. L'hanno percepito tutti. E quindi anche questo lavoro di squadra è stato incredibilmente positivo. Quindi possiamo dire che abbiamo aspettato, ma questa attesa ci ha dato la possibilità di creare una cosa completamente nuova. L'avessimo fatto 20 anni fa avremmo avuto molto meno esperienza. Ma a parte questo, la robotica è prevista, la robotica, e vuole spiegare ai nostri telespettatori cosa vuol dire la robotica in chirurgia. Ma la robotica è, e non è nient'altro che l'uso di un robot che ovviamente è in grado di muoversi in maniera molto precisa all'interno del corpo umano, come una laparoscopia sostanzialmente, guidato dall'operatore, il quale ha un visore particolarmente efficace e efficiente, perché è un visore tridimensionale. È seduto in maniera comoda, quindi ha meno fatica. Non è sopra il paziente, è distante dal paziente e lavora a distanza. In un'altra stanza. In un'altra stanza. Che è appunto, ed è più comodo ed ha tempi. E il computer è anche più preciso rispetto a certe forme di manualità. Ma il robot, difatti, è nato negli Stati Uniti come uno dei tantissimi progetti fatti dai sistemi della difesa americani, dalla DARPA, per due motivi. Primo, per fare le suture arteriose nel cuore battente, perché il robot si poteva sincronizzare con il cuore, per cui per il chirurgo era fermo anche se si muoveva. E quindi il primo dato. E il secondo, era nato perché nei territori di guerra si poteva pensare di mettere il robot in prima linea e risparmiare la ricchezza
il costo, che è il chirurgo, medico. Che è il medico, che poteva operare, diciamo, protetto in seconda linea. Sì, nasce nel Vietnam, guerra del Vietnam. Diciamo, per esagerare, il medico può essere a Padova e il paziente a New York. Ma sono stati fatti diversi anche esperimenti, ma anche diverse prove. Il problema a quel punto è solo la velocità della linea di trasmissione, perché ovviamente i tempi di latenza devono essere minimi. Sì. Però effettivamente non c'è limite. Quindi anche questo apre, per esempio, al fatto che potrebbe esserci un paziente particolarmente complesso, con una lesione esofagea per me, con una lesione epatica per il professor Cillo, il quale è ricoverato non trasportabile ad un ospedale periferico, e io da Padova posso operarlo e quindi dare la mia competenza magari a un chirurgo che di quella branca non ha particolare esperienza. Ma questo robot può essere applicato a tutte le forme di chirurgia, anche il fegato, cioè, perché so che lei estrae il fegato, lo manipola e poi lo rimette dentro, no? Stiamo lavorando tanto e devo dire che grazie al fatto che l'azienda ha acquisito la seconda macchina, questa macchina si chiama Da Vinci, è americana, ma guarda perché, guarda caso, l'hanno chiamata come uno dei geni italiani. Il Da Vinci è stato acquisito abbastanza recentemente, la seconda macchina, perché era di pertinenza urologica fino a un paio d'anni fa, e da 2 anni noi stiamo lavorando all'accremento sul fegato. Se posso dirlo, do un'anticipazione, esce tra qualche mese, spero, una pubblicazione di una primizia internazionale da parte nostra di un tipo di intervento molto complesso di chirurgia oncologica del fegato fatto con la robotica. Si riesce a magnificare, aumentare la capacità di rotazione della mano, a fare delle anastomosi, cioè delle cuciture che sono molto piccole e complesse, addirittura anche con gli ingranditori in chirurgia tradizionale, con un'apertura di uno scenario futuro nella direzione della microchirurgia che è veramente molto importante. Però è una chirurgia molto complessa. Sì. Cioè, quindi non si può accedere con facilità, perché purtroppo c'è anche la moda del robot, bisogna dire francamente. Sono tanti approcci un po' di moda, ecco, io sono un po' critico. Sì. Credo che ci siano delle indicazioni che vanno fatte con molta coscienza, con molta attenzione, usato con evidenza scientifica. In maniera corretta e non in forma. Non per il dire ma, di. Per il ma fatto credo di. Credo che sia anche meno invasivo per il paziente. Beh, il nuovo ospedale di Padova è tutto improntato sulla mini-invasività. La chirurgia di tutte le branche ha forse subito la più grande rivoluzione medica della storia del Novecento. Cioè la trasformazione della chirurgia aperta in chirurgia mini-invasiva. Oggi noi, che pensavamo che la chirurgia mini-invasiva del fegato fosse impossibile, facciamo il 70% degli interventi con i buchetti. Cioè ed è veramente una svolta epocale, lo stesso vale forse di più per la chirurgia gastrointestinale. E significa tenere meno i pazienti in ospedale, quindi avere degli ospedali strutturati all'entrata e uscita veloce, veramente per le fasi super acute, e poi mettere l'assistenza sul territorio. Anche qui c'è una geometria e un'organizzazione della sanità che cambia radicalmente, e rendere l'esperienza ospedaliera del paziente che va a fare intervento chirurgico, vi ricordate, vado sotto i ferri, no, c'è una percezione emotiva nell'immaginario collettivo che è molto sbagliata. Rendere questa esperienza estremamente più confortevole, se possiamo chiamare, perché il dolore post-operatorio, la durata dell'intervento e la durata del ricovero sono drammaticamente più bassi. Ma quindi se i pazienti vanno via prima dall'ospedale, quindi vengono dimessi prima, ci vorrà un controllo a distanza, anche lì c'è da organizzare qualcosa. Eh sì, siamo partiti con la telemedicina, questo è un altro, ci sarebbe da parlare però. Prego, questo Covid, e dico solo una cosa e poi passo la parola a Stefano che ha sicuramente molto da aggiungere, questo Covid ci ha portato a sviluppare, eravamo stati un po' pigri prima, dei programmi di telemedicina, per cui noi durante, per esempio, i trapiantati durante la fase Covid li abbiamo tenuti a casa per evitare che rischiassero l'infezione Covid, perché nei trapiantati è molto più serio, molto più grave, molto più mortale, attraverso un contatto di telemedicina. E Padova ha una piattaforma che è validata dal garante della privacy, con una serie di elementi di sicurezza per l'accesso che proteggono la privacy del paziente, che
che è tra le più avanzate in Italia. Certo, si farà molto di più a distanza. Il problema vero, ma su questo lascio la parola al professor Merigliano, è quanta quantità di personale ci sarà bisogno per gestire le informazioni di chi, certo, resta a casa. Quello è non bello. So se Stefano... Prego, professore. Allora, il Covid ha fatto capire benissimo qual è l'importanza della medicina territoriale. E che noi, non nel Veneto, ma in altre parti, era stata un po' misconosciuta, o meglio, non valorizzata adeguatamente. Però, parlavo in assessorato proprio l'altro giorno, aumenterà drammaticamente il fabbisogno di personale competente, dovremo mettere molti più infermieri, più professionisti delle professioni sanitarie nel territorio, perché il problema che lei dice adesso, certamente le dimissioni precoci eccetera, ma abbiamo anche il problema dell'assistenza degli anziani, abbiamo il problema di tutta una serie di patologie, per cui sempre di più, non so se c'era stato alcuni anni fa che si parlava dell'ospedale per acuti, e poi gli ospedali di comunità. Adesso facciamo un ospedale allargato. Cercare di entrare nell'ottica che si va in ospedale per un atto, che può essere diagnostico, terapeutico, chirurgico, di qualche genere, ma tendenzialmente ci devono essere delle strutture, non liberi tutti, ma delle strutture, quindi i poliambulatori, quindi gli infermieri. Se io opero un paziente e per me può essere dimissibile in terza giornata, quarta, però ha una stomia, deve essere rieducato, deve essere magari medicato, devono essere rimossi i punti, beh, quel paziente potrebbe tranquillamente trovar posto anche a casa sua se ci fosse l'infermiere professionista che lo visita. Certo. Magari, come dice il professor Cillo, collegato per via telematica all'ospedale, per cui hai la possibilità di, diciamo, visitarlo, ma dargli un parere, ascoltarlo, a volte rispondere a una domanda, perché questo è il compito anche del medico. Io continuo a insegnare ai miei studenti l'empatia, il rapporto psicologico e personale, il rapporto umano con il paziente non va mai dimenticato. Certo. In questo periodo di Covid abbiamo vissuto tutti noi molto la mancanza dei parenti, che, certo, diciamo sempre sono dei disturbatori, danno fastidio, ma in realtà sono un tramite di sicurezza per il malato, sono un tramite di conforto per il malato. Il malato, quindi, e il medico ha, l'abbiamo visto in tanti esempi, il medico, l'infermiere, eccetera, ha supplito, come ha supplito gli strumenti tecnologici, l'iPad, l'iPhone, e le videochiamate, eccetera. Certo. Quindi è in atto un ripensamento globale della medicina e, come diceva il professor Cillo, ci siamo messi nei panni di come sarà tra 20 anni. Certo. E quindi, pensando già che ci saranno o ci dovranno essere questi strumenti, la medicina territoriale, gli ospedali di comunità, la telemedicina, il telecontrollo, perché sempre di più noi dobbiamo andare nella medicina, o meglio, nell'assistenza personalizzata del paziente, che non sempre ha bisogno dell'intervento di altissima competenza, perché anche un'ernia inguinale per un signore anziano che deve assistere la moglie è un problema. Certo, certo. Ma soprattutto la presenza e la, diciamo, il parlare col paziente credo che sia fondamentale, perché è quell'effetto, diciamo, placebo, quello di psicologicamente andargli incontro e quindi evitare un'eventuale depressione di fronte a questa difficoltà che sta affrontando. Questo è fondamentale, aiuta certamente l'organismo a guarire meglio e a guarire prima. C'è uno studio americano, sì, su decine di migliaia di pazienti, in cui il paziente compilava il questionario di empatia con il proprio medico, e c'è un aumento della sopravvivenza di 15 punti percentuali. Sì, cioè una terapia fortissima. Certo, certo. Fortissima. E nel nuovo ospedale abbiamo pensato a delle zone relax in cui ci saranno degli grandi schermi, possibilità di comunicazione, perché come in questo periodo i parenti non potevano entrare. Io ho chiuso il reparto il 22 febbraio.
Sono stato criticato perché mi hanno detto sei troppo esagerato, 22 febbraio dell'anno scorso, del 2020. Avendo i trapiantati dentro per preoccupazione che ci fosse. E lì c'è il problema di questa cesura del contatto con i parenti, come diceva Stefano, e avere anche un contatto virtuale quotidiano è una cosa che noi abbiamo inserito nel progetto Nuovo Ospedale. Possibilità di contatto, per questo è fondamentale. Certo. Bene. Certo, bene. Bene, allora vi ringraziamo perché ci avete portato, ci avete dato la possibilità di vedere quello che potrà essere il nuovo ospedale di Padova e soprattutto quello che si potrà fare all'interno dell'ospedale di Padova. Vi ringrazio professor Stefano Merigliano, preside della Scuola di Medicina dell'Università di Padova, grazie per essere stato con noi e ringrazio il professor Umberto Cillo, direttore della chirurgia patobiliare e centro trapianti di fegato dell'Università di Padova. Grazie a tutti grazie e due a voi, per essere stati con noi. Grazie noi ci fermiamo qui. L'appuntamento è per venerdì prossimo alle 21. Venerdì prossimo avremo due temi, come dire, come sempre, anche abbastanza anche curiosi per certi aspetti. Ma comunque parleremo di Abramo Lincoln, un altro presidente americano. Negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, abbiamo parlato di Biden, abbiamo parlato di Trump. Questa sera abbiamo parlato di Khrushchev. Di Khrushchev, certo. Settimana prossima parleremo di Abramo Lincoln, un altro presidente americano che viene ucciso, tra l'altro. E quindi, insomma, con tutto quello che ha rappresentato per gli Stati Uniti d'America. E poi parleremo di Venezia, una città purtroppo forse abbandonata, forse anche in vendita, forse già da un po' di troppo tempo. No, è in svendita. Allora torno al vecchio concetto che io ho proposto ogni volta, facciamo una città aperta. Cioè facciamo una città che ha una sua regolamentazione, che i veneziani non pagano le tasse, ma se vuoi diventare veneziano devi fare un percorso, perché non puoi andare a Venezia a comprare un appartamento. Quello che succede in Svizzera. In Svizzera, se vado in Svizzera non posso comprare un immobile, posso affittarlo ma non comprarlo. Solo se divento cittadino svizzero allora, e quindi se divento cittadino veneziano, quindi posso avere una casa a Venezia e soprattutto evitare che le case diventino una sorta di albergo di comodo, perché anche i veneziani stanno trasformando Venezia in un albergo, stanno trasformando Venezia in un museo, ma se noi portiamo questi sistemi e l'alta tecnologia, che vuol dire la robotica piuttosto che i software, la capacità di produrre software in una città dove il softwareista vive benissimo, perché è tranquilla, non ci sono disturbi, non c'è niente. E poi l'altro progetto che era stato presentato a suo tempo, che poi è stato cancellato stupidamente, la metropolitana. E qui naturalmente nasce un interrogativo, perché siccome abbiamo il MOSE, se funziona il MOSE potrebbe funzionare la metropolitana, e se no facciamo un bel lago. Comunque ne parliamo la settimana prossima. Saluto nuovamente i nostri ospiti, saluto i telespettatori a casa, buonanotte a tutti, ci vediamo venerdì.